Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video su DCD&T. Il nostro percorso ci porta a saperne di più su due dei più amati protagonisti della saga, Cloud e Squall. Cloud è un ex soldier della forza militare d'elite della Shinra. Divenuto poi un mercenario del gruppo terroristico Avalanche, scoprirà informazioni che lo porteranno a cercare ossessionatamente Sephiroth, forse il nemico più carismatico di tutta la saga. In Dissidia Duodecim, sorprendentemente troviamo Cloud tra le file di Chaos, a fianco di Sephiroth, ma riluttante a combattere sapendo che la sua amica d'infanzia, Tifa, è con Cosmos. Nel tredicesimo ciclo, invece, è nello schieramento della luce e, venendo a sapere che la battaglia tra le divinità non sembra avere fine, perde motivazione nel combattere. L'unico pensiero che lo risveglia dalla sua apatia è l'odio per Sephiroth, che lo porterà a combattere con la stessa energia degli altri compagni, anche se per fini differenti. L'aspetto di Cloud in Dissidia è già stato definito dai titoli precedenti e Nomura ha scelto la divisa da soldier come costume base, lasciando tra gli sbloccabili l'abito che il giovane ha nel film Advent Children. In Dissidia&T Cloud è la più classica delle avanguardie ed è il DPS per eccellenza. La sua specialità sono gli attacchi diretti, potenti ad ampio raggio, un vero carro armato in corta e media distanza che può anche caricare i colpi per renderli più efficaci. La sua debolezza è la scarsa velocità di esecuzione che lo mette in difficoltà contro nemici rapidi ed evasivi. L'arena dedicata a Final Fantasy VII è Midgar, la città più importante di quel mondo. Il campo di battaglia è localizzato in una struttura della Shinra, dove tubature, casse di metallo e ostacoli vari rendono la vita difficile ai combattenti a distanza. Dopo qualche minuto il cielo si fa rosso e inizia la caduta della meteora, uno spettacolo incredibile ma terrificante. Giovane e talentuoso cadetto dell'Accademia Militare nota come Garden, Squall in Final Fantasy VIII è un tipo solitario ma orgoglioso, sempre in competizione, pronto a dimostrare il suo valore. La Gunblade è la sua arma e la usa con impareggiabile abilità. In Dissidia è un ragazzo fiero e stimato per la sua incrollabile determinazione, ma cerca sempre di rimanere da solo, convinto di poter badare a se stesso e di poter dare il meglio quando non ha nessuno intorno. I suoi compagni più vivaci, invece, cercano di avvicinarlo e di fargli capire quanto il gioco di squadra sia fondamentale in battaglia. La sua solitudine, infatti, lo fa cadere facilmente nella trappola della sua avversaria di sempre, la strega Artemisia. Alla fine del suo viaggio capirà il vero valore del gruppo e dell'aiuto reciproco. Il modello di Squall nel gioco originale era già molto dettagliato e Nomura non ha dovuto faticare molto per disegnare questo personaggio, lasciandolo con gli stessi abiti che aveva in Final Fantasy VIII. In Dissidia&T, Squall è un incursore, ovvero un personaggio specializzato nell'attacco diretto con colpi veloci e incalzanti. Grazie alla Gunblade può potenziare i suoi attacchi rapidi e se colpisce con il giusto tempismo può infliggere davvero pesanti danni. I suoi attacchi vanno facilmente a segno e può concatenarli in letali combo. I giocatori più esperti possono mandare in crisi un avversario già dopo la prima serie di attacchi, grazie al potenziamento della Gunblade. D'altro canto, se non si padroneggia questo tempismo, gli attacchi non faranno danni rilevanti. Inoltre, Squall è inerme sulla lunga distanza, e questo lo rende molto poco versatile. Una delle sue abilità ex si chiama Assimila, in onore del mai dimenticato sistema Junction, che ci fece odiare e amare Final Fantasy VIII.